Siamo con Francesco Agnello. Francesco, settimana particolare la tua, a letto con la febbre, poi una prestazione del genere. Quanto è grande la soddisfazione. Sì, infatti ho avuto all'inizio settimana un po' di febbre, poi mi sono ripreso verso venerdì, ho fatto allenamento, fortunatamente ho avuto la fiducia del mister, sono contento di averle ricambiato così, ma sono soprattutto contento per la squadra che sta facendo ottime cose. Quanto sono importanti questi 3 punti e quanto è bello vedere il nome dell'Albino Leffe vicino a altre squadre di blasone come la Feralbi e il Parma. Il risultato è importantissimo perché giocavamo contro il Lumezzane, che è un'ottima squadra, avete visto anche voi in campo. Ci speravamo di fare il bottino pieno e ci siamo riusciti fortunatamente. Questo è un risultato che è importante non solo per la classifica, cioè soprattutto per la classifica, lasciando stare la zona playoff che non la guardiamo. Noi pensiamo prima a salvarci, poi il resto verrà da solo. Mercoledì, turno infrasettimanale, si va a Pordenone a giocare contro la prima in classifica. La partita si parla da sola, cioè loro sono la prima in classifica, loro giocheranno per vincere, giocano in casa, quindi avranno anche il pubblico a loro favore, ma noi o giochiamo in casa o fuori casa andremo in tutti i campi a giocarcela con le idee del mister, le applicheremo e quindi giocheremo tutte le partite alla stessa maniera. Ultima domanda, è arrivata la tua prima rete tanto attesa, ti chiedo se hai una dedica. No, la dedica sicuramente alla mia famiglia che mi sta sempre a fianco, quindi la dedica a loro e poi sono contento anche perché segnare fa sempre bene, soprattutto quando porti 3 punti a casa.